Ciao a tutti e benvenuti o bentornati in Chat Cupcake. Il video di oggi mi mette molta agitazione e io spero davvero di essere in grado di parlarvi di questo libro nel modo giusto, perché poi in realtà non c'è un modo giusto. Spero solo di riuscire a toccare le giuste corde e di farvi capire, senza troppi spoiler, ma perdonatemi, qualche spoiler dovrà esserci perché c'è nella trama del libro ed è importante per farvi capire le mie sensazioni. Però non vi dirò il finale, tutte queste cose qua, no. Perdonatemi se a volte farò queste pause lunghe, ma veramente ho difficoltà a parlarvene perché è un libro che nel bene e nel male mi ha toccata profondamente. È un libro che a volte mi ha fatto bene, a volte non volevo continuare a leggere perché mi faceva troppo male. Ho sofferto veramente tanto, ho sentito un magone nel petto, una stretta allo stomaco più e più volte durante la lettura. Quindi proverò a parlarvene semplicemente come se fossi con delle amiche, che ciò che siete, davanti alla videocamera però, e a raccontarvi quali sono state le mie sensazioni. Ma di quale libro sto parlando? Sto parlando di It Ends With Us, l'ultimo libro uscito in Italia di Colleen Hoover. Cercherò di dirvi per sommissimi capi la trama di It Ends With Us, solo per farvi avere appunto un'idea di quella che è la storia e farvi capire poi perché sono arrivata a determinate sensazioni durante la lettura. La protagonista, che si chiama Lily, si ritrova dopo una giornata terribile su un tetto. Giornata terribile perché ha appena avuto i funerali di suo padre, padre che però lei non ha mai rispettato, perché era un uomo violento e un uomo che l'ha anche allontanata dal suo primo amore, Atlas. Quando Lily si ritrova su questo tetto, ci sono vari pensieri che le passano per la mente e incontrerà proprio lì un uomo che si chiama Ryle. Ryle è un medico e non appena si incontrano c'è subito uno scambio di battute abbastanza frizzante che fa percepire che c'è dell'attrazione tra i due e il primo capitolo si conclude così. Dopo diversi mesi tra Lily e Ryle inizierà una relazione, e relazione che sembra andare divinamente. Ryle sembra l'uomo perfetto e questa cosa mi ha fatto veramente male, poi capirete perché. Dopo un po' di tempo però le cose iniziano a cambiare. Ryle inizia a essere scostante, a tratti pericoloso, soprattutto quando Lily per puro caso rincontrerà il suo primo amore, Atlas. La prima cosa importante che voglio dirvi è che tutta questa cosa che io vi ho raccontato è nella trama, è proprio qui. Quindi voi da queste poche righe sapete già che Ryle diventerà un uomo violento, un uomo pericoloso per la nostra protagonista. E questa cosa io non l'ho mai capita fino in fondo da quando ho iniziato la lettura. So che è stata una decisione presa dalla casa editrice italiana, quindi non so bene poi nella trama straniera come fosse in origine. So che, da quello che mi hanno detto alcune ragazze, è meno chiara di così. Quindi io ho cominciato il libro con la consapevolezza di dover mettere già un muro tra me e Ryle, perché sapevo che Ryle non avrebbe fatto del bene a Lily. Oltretutto, quando si inizia il libro, c'è la dedica iniziale che fa la Hoover, dedica che mi ha fatto venire i brividi e alla quale ho messo subito un post-it, che dice: per mio padre, che ha fatto del suo meglio per non dare il peggio di sé, e per mia madre, che si è assicurata che non lo vedessimo mai quando lo dava. Quindi a me la trama, già molto evidente e con un evidente spoiler, che è appunto Ryle, personaggio che io vedo subito negativo, e questa dedica molto particolare e che mi ha fatto scorrere un brivido dietro la schiena, io avevo già il quadro completo e mi sono detto: ok, Ryle, tu non mi piacerai, tu sicuramente c'entri con qualcosa legato al passato della nostra Colleen Hoover, e quindi avevo il mio quadro chiaro già nella mente. Ma mi sbagliavo di grosso perché non avevo fatto i conti con Colleen Hoover, che mi ha reso la lettura di questo libro, e io sono sicura che lei volesse questo. Lei voleva esattamente che io e voi ci sentissimo così. Io non ho per nulla odiato Ryle. Io me ne sono innamorata. Io ero Lily durante la lettura del libro. Io mi sentivo lei. E voi non avete idea, mi vengono gli occhi lucidi a parlarne, di quanto
mi abbia fatto male questa cosa, perché mi sono sentita sbagliata come si è sentita lei. Riley sembra l'uomo perfetto, fa delle cose per lei meravigliose. E io leggo le pagine e mi innamoro di lui profondamente, immensamente, come Lily. Saprei dove sta la differenza in questo libro, perlomeno per me. Quando, allora, questo libro non parla di niente di nuovo, perché la violenza domestica è purtroppo all'ordine del giorno. È un argomento costante che sentiamo al telegiornale, leggiamo nei libri, guardiamo nei film. E dico purtroppo perché non dovremmo neanche essere qui a parlarne oggi, perché la violenza non dovrebbe esistere, ma sarebbe un mondo perfetto e purtroppo il mondo non è perfetto. Quindi la tematica che tratta la Hoover non mi è nuova, ma quello che mi è nuovo, quello che mi è stato nuovo, è il modo in cui io l'ho percepita in questa storia, che è anche la cosa che mi ha fatto più male in assoluto. Perché solitamente siamo abituati a sapere già chi è il cattivo, passatemi il termine cattivo perché troppo semplice poi in realtà come termine, sarebbe troppo facile, troppo bello definire Riley cattivo, perché di fondo non è il termine giusto, però passatemelo, ok? Quando leggiamo un libro e vediamo una persona cattiva, la persona negativa per la nostra protagonista, noi non empatizziamo con lui, né tantomeno ci piace, anzi, noi tifiamo per la protagonista per far sì che lei si svegli subito e capisca che quella persona non fa per lei, non è la persona giusta. La differenza in questa storia è che invece a te lui piace. E mi ha fatto male, ed è il motivo per cui io dico sempre che l'ho amato e l'ho odiato. Perché poi il libro è bellissimo, è un libro potente. Perché l'ho odiato? Perché non volevo sentirmi debole. E mi ha fatto troppo empatizzare con le donne che vivono queste cose tutti i giorni. Mi sono sentita veramente debole e mi sono detta: ma io davvero potrei perdonare qualcuno di così come lei? Ed è veramente una cosa che mi fa venire la pelle d'oca. Vi giuro, mi rabbrividisco a questo pensiero ed è la differenza incredibile che ha questo libro con tutte le altre storie che parlano di violenza. In questo libro tu perdoni Ryle e lo perdoni fino alla fine. Non c'è stato un secondo in cui io pensassi di non perdonarlo fino a quando non mi sveglia Lily, fino a quando non mi sveglia Lily, non mi sveglia sua mamma e mi sveglia insieme a lei. E io lo so che questa cosa è stata fatta apposta ed è stata causata dall'incredibile modo che ha di scrivere Colleen Hoover, perché lei voleva che io provassi questo, lei voleva che io mi sentissi come Lily e come tutte le donne che purtroppo ogni giorno combattono e non riescono a sconfiggere la persona che amano, perché Lily ama Ryle. E quando amiamo qualcuno siamo portati a giustificarlo, a perdonarlo, a dire: ma è successo questa volta, non accadrà più. Ryle è arrabbiato perché io mi sono riavvicinata ad Atlas, non è colpa di Ryle, è colpa mia che l'ho rivisto, forse ho dato troppa attenzione a chi non dovrei darle. E vi entra in testa questo circolo vizioso dove non volete lasciarlo andare. E io mi sono sentita lei. Io alcune volte ho pensato da Ambra, ma forse potrei perdonarlo, forse è stato un momento. No, non è stato un momento, non è mai solo un momento, quel momento diventa mille momenti e mi sono sentita offesa da me stessa perché non sono stata forte da capirlo. E lo so che non è colpa mia e non è colpa di Lily perché io sono entrata in perfetta empatia con lei ed è per questo che mi sono sentita così. Però vi giuro, tutti abbiamo una sensibilità dentro di noi. C'è chi l'ha più evidente, chi la tiene per sé, chi è super empatica, chi lo è un po' di meno. Io ho sentito tutto, proprio nel profondo, ho sentito tutto. E fa tanto, tanto male. C'è una frase a fine libro che dice la mamma di Lily a Lily, che mi ha svegliata e che mi ha veramente fatto aprire gli occhi. Non agire come me, Lily. Credi che Ryle ti ami, e sono sicura che sia così, ma non ti ama nel modo giusto. Non ti ama nel modo in cui meriti di essere amata. Per
se ti amasse veramente non ti permetterebbe di tornare con lui, deciderebbe di lasciarti per essere certo di non poterti più fare del male. E questo è il tipo di amore che una donna merita. E questo è il tipo di amore che una donna merita. Non possiamo, per quanto quella persona ci ami, e come ha detto la mamma di Lily, ci ami a modo suo, non possiamo permettere che ci rovini in questo modo. Perché l'amore non è mai violento, mai. È fiducioso, è speranzoso, ti stima e non ti sfiora neanche con un dito se non per farti delle carezze. Questa cosa l'ho capita grazie ad Atlas, che invece è l'uomo perfetto. Atlas è meraviglioso. E a fine libro mi sono detta perché sei andata su quel tetto, Lily. Perché hai incontrato Ryle. È brutto da dire, perché io ho amato Ryle e vi ripeto, l'ho giustificato tante volte. Poi mi sono svegliata però. Per quanto alcune volte io sia arrivata a sperare nella redenzione di Ryle, ed è brutto anche solo che io l'abbia pensato, perché può esserci la redenzione, forse, non lo so. Forse una mattina ti svegli e ti rendi conto che tutto quello che hai fatto è terribile e cattivo e non c'è mai una motivazione a quello che fai quando diventi violento. Però non si cancellano le cose, ok? E non è giusto che una donna cancelli per amore quello che l'uomo le ha fatto subire. Questo libro mi è servito tanto a riflettere su queste cose e non mi ero mai sentita così, mai. Ho ascoltato queste storie al telegiornale, le ho lette, ma sentirmi come la donna che ha subito questo, sentirmi lei, mai. Ed è per questo che sono arrivata ad amare e odiare i Ten Sweet Us, perché mi sono sentita sbagliata, mi sono sentita una persona debole, e per quanto io sapessi che Colin Hoover volesse esattamente questo da me, alcune volte vi giuro che non ce l'ho fatta. E forse il bello dei libri è anche questo, no? Viverli nel modo in cui è giusto che tu li viva in quel determinato momento. Nel bene e nel male, i Ten Sweet Us mi ha servito, mi ha fatto bene, mi ha fatto provare sensazioni che non ho mai provato nella mia vita e forse non avrei neanche voluto mai provare, perché sentirmi come mi sono sentita in alcuni momenti non è stato bello, ma è un libro che ti tocca l'anima, è un libro che non puoi giudicare e forse io l'ho fatto inizialmente, mi sono arrabbiata tanto. Ma non puoi giudicarlo, puoi prendere le pagine, sfogliarle e capire, o meglio provare a capire. Una delle cose che più mi ha fatto bene invece di Ten Sweet Us è stato sicuramente Atlas e quello che lui nutre per Lily. Atlas è ancora innamorato di Lily e le dirà una frase bellissima, le dirà sei ancora la mia persona preferita, se un giorno dovessi innamorarti di nuovo, innamorati di me. E lui non l'ha salvata, non mi piace dirlo, perché Lily si salva da sola. Lily si salva da sola e vi giuro ci sono le ultime pagine che veramente piangevo a dirotto, perché nessuno è cattivo, penso. Semplicemente scegliamo di fare cose cattive e è la cosa che mi fa più male al mondo, forse. E ci sono delle ultime pagine dove capisci perché il titolo è Ten Sweet Us, che mette a fuoco tutto. Ed è incredibile. È veramente incredibile. Ho amato i Ten Sweet Us? Sì e no. L'ho amato perché mi ha aperto gli occhi, ma l'ho odiato, sempre tra mille virgolette, passatemi il termine odiare, perché mi ha fatto sentire in un modo in cui nessuno dovrebbe mai sentirsi nella vita. Ma lo ringrazio e lo porterò sempre con me come una di quelle letture veramente da fare almeno una volta nella vita. Non so se lo rileggerò, o perlomeno non so se lo rileggerò adesso, perché sto parlando con voi e sto ancora ponderando tante sensazioni, tante emozioni che ho vissuto. È un libro immenso, è un libro profondo, che comunque vale la pena di essere letto, però non a cuor leggero. Prendetevi un momento, capite quando è il momento giusto per leggerlo,
Però leggetelo. Forse la cosa che mi ha fatto più male è essere partita in un modo in partenza e aver sbagliato su tutta la linea. E forse è stato il motivo per cui inizialmente veramente ho sofferto tantissimo. Però è un libro che nel bene e nel male ti tocca l'anima. È un libro che ti sveglia dal torpore, che ti fa capire tante cose ed è un inno all'amore. È un inno all'amore vero, all'amore sincero, all'amore spassionato, viscerale, enorme, immenso, puro, non solo tra due innamorati. E questa è stata la cosa veramente più bella che ho trovato in questo libro. La nota finale dell'autrice mi ha aperto il cuore e la mente in un modo incredibile, quindi nel bene e nel male. Consiglio i Dance with Us. Scusatemi tanto se durante questo video sono sembrata un po' impacciata, ho fatto troppe pause, sembrava io stessi pensando a cosa dire, ma io stavo pensando esattamente a cosa dire, perché quando trovi davanti un libro simile, i pensieri non finiscono mai, mai. È un libro che parla di coraggio, di speranza. Ambra, è un bel libro? Non sono nessuno per dirlo comunque, però è un bel libro. Io vi ringrazio tanto per essere stati qui, per aver sentito il mio flusso di coscienza che parlava, parlava, parlava. Spero che il video vi sia piaciuto e che lo abbiate preso per quello che è. Non è una recensione, non mi piace mai chiamarle recensioni. Erano semplicemente i miei pensieri che ci tenevo tantissimo a portare anche a voi, perché a volte serve. Mandare le sensazioni oltre e farle arrivare a qualcuno. Quindi grazie di cuore, vi mando un bacio enorme e se vi va, vi aspetto sotto i commenti e al prossimo video. Ciao!